Siamo nei 189 alloggi a Bisconte costruiti nel 2006, un'operazione facente parte del risanamento totalmente fallimentare. Questo è un esempio di risanamento sbagliato in cui le baracche da orizzontale sono diventate verticali. È il momento in cui le istituzioni messinesi prendono in mano questa situazione perché va assolutamente risolta. Io sono molto dispiaciuto del fatto che vengo contattato dai giornalisti, ma non vengo contattato né dal sindaco né dal prefetto, nonostante tutte le istanze presentate. Stiamo vivendo qui dentro un'autentica emergenza sanitaria in cui vengono coinvolte famiglie intere con bambini che rischiano ogni giorno di essere aggrediti da un roditore, nonché di prendersi una malattia o un'infezione. I garage sotto sono totalmente inagibili, pieni di spazzatura da tempo. È il momento non di dare le colpe a qualcuno, ma di risolvere questa situazione. Quindi questi garage vanno assolutamente bonificati e vanno totalmente interdetti al pubblico. Alloggi che sono di competenza di ARISME, l'Agenzia per il Risanamento, perché ricordiamoci che il risanamento non è soltanto un'operazione edilizia, ma deve essere anche culturale e sociale. E quindi non bisogna occuparsi solo di sbaraccare, ma bisogna occuparsi anche della gestione di questi alloggi, probabilmente sfortunati, ereditati, ma la gente che abita qui dentro ha bisogno di vivere in maniera civile.